presidente Katiuscia Marini. Proprio oggi c'è stata questa presa di posizione dell'Economist, il giornale inglese, che dice che l'Italia intanto dovrebbe votare no per una serie di ragioni, e poi dice che Renzi avrebbe fatto meglio ad occuparsi di altre riforme più importanti. Lei che ne dice? Beh, intanto se lo dice l'Economist è buon segno, mi verrebbe da dire, anche a proposito di chi accusa che nel fronte del sì ci sia il sostegno della finanza e delle banche. Mi pare che il settimanale per eccellenza della finanza inglese e dell'economia inglese si schiera per il no, quindi mi pare che copra altre parti di questo fronte referendario. Io credo che invece questa riforma costituzionale sia una riforma importante, che affronta il tema del funzionamento delle nostre istituzioni e dell'efficienza anche delle nostre istituzioni. Lo fa aggiornando il Parlamento e anche arrivando al superamento di quel bicameralismo paritario che nel dibattito, diciamo, della sinistra e del centrosinistra è tema antico, anche se non si era mai potuto tradurre in provvedimenti di riforma. Dal versante delle regioni e delle autonomie locali dico che la riforma costituzionale permette di riallineare quelle che sono competenze dello Stato a livello adeguato. Penso all'energia, penso ad alcuni temi che sono di interesse nazionale, penso alla garanzia dell'accesso ai diritti sociali fondamentali, a cominciare da quelli sanitari. Credo che sia importante che finalmente ci sia un luogo come il Senato delle Autonomie, dove il sistema delle autonomie locali, regioni e comuni possano dire la loro nel processo legislativo su materie fondamentali, la programmazione europea, la valutazione delle politiche pubbliche, cioè materie per le quali le regioni ed i comuni sono chiamati anche a rispondere verso i cittadini e possono partecipare al processo decisionale. E poi votare sì significa confermare un processo di riforme di questo nostro paese, non interrompere un'azione positiva che stiamo portando avanti, che ha ridato autorevolezza all'Italia a livello internazionale, che serve anche a far ripartire l'economia di questo paese. Avere istituzioni efficienti, avere una pubblica amministrazione più semplificata significa anche essere all'altezza delle risposte che dobbiamo dare ai cittadini in questi anni. E poi io credo che questa riforma costituzionale permetterà anche all'Italia di essere un paese che nei tempi, nelle modalità di funzionamento del governo, del rapporto tra governo e Parlamento, tra governo, Parlamento ed autonomie locali, possiamo con tempi, modalità più rapide e anche più stringenti rispondere anche alle esigenze che i cittadini, le imprese ci pongono, a decisioni fondamentali. Io sono convinta che noi abbiamo pagato anche nella crisi una certa burocrazia e lentezza del modo di essere delle nostre istituzioni. Le garanzie fondamentali sono tutte salvaguardate, la riforma costituzionale non incide su nessuno degli organi di garanzia, non modifica i poteri del Presidente della Repubblica, non modifica i poteri del rapporto tra governo e magistratura nella separazione dei poteri. Quindi, confermando tutte le garanzie che sono a presidio della nostra democrazia, ammoderna lo Stato nel suo modo di funzionare delle sue istituzioni. Quindi io credo che il sì serva anche per le risposte che ci servono a livello locale e territoriale. Poi credo che vada confermata anche una fiducia ad un governo e al Presidente del Consiglio che decisamente in questi mesi, in questi due anni ha portato avanti con autorevolezza, senza piegare la testa ai diktat delle istituzioni europee e della Commissione europea, ha portato avanti un processo riformatore con azioni di governo che si sono caratterizzate di attenzione al sociale, di attenzione alla ripresa economica, di ripartenza degli investimenti pubblici, di sostegno alle istituzioni territoriali nella gestione di calamità importanti come nel nostro caso, quindi con l'attenzione che un governo deve mettere anche alla tenuta del paese. Due cose, Presidente, però le cito ancora l'Economist, lei ha già risposto, però gliela faccio lo stesso. Loro dicono, ma per quanto riguarda l'uomo solo al comando, l'Italia ha già dato, da Mussolini a Berlusconi.
Ma questa è una battuta ridicola, non c'è nessun uomo solo al comando, intanto perché si riconferma con questa riforma costituzionale il carattere parlamentare, con la fiducia e con la maggioranza parlamentare del nostro governo, quindi si mantiene una centralità del Parlamento che dà fiducia al Presidente del Consiglio. Molti di quelli che sono nel fronte del no avevano portato avanti riforme costituzionali nella direzione del presidenzialismo e del semipresidenzialismo. La riforma targata Renzi e centrosinistra e Partito Democratico è una riforma in realtà che mantiene una centralità del Parlamento con il meccanismo della fiducia al Presidente del Consiglio e al Governo, quindi tutt'altro che una democrazia presidenzialista. Rimane l'Italia una democrazia parlamentare anche con la vittoria del sì e anche con l'affermazione di questa riforma costituzionale, quindi mi fa specie che un autorevolissimo settimanale come l'Economist non abbia colto questa cosa centrale della riforma. Un'ultima cosa, lei i sondaggi lo sa, insomma danno in vantaggio il no, ma le chiedo, se dovesse vincere il no, Renzi si dovrebbe dimettere oppure no? Ma intanto noi stiamo lavorando perché non vinca il no, e credo che certo la vittoria del no riaprirebbe una situazione di grande instabilità politica, perché mi sembra evidente che il Presidente del Consiglio non può che dare una risposta politica, e quindi noi lavoriamo perché vinca il sì, perché vogliamo sia la riforma costituzionale, ma vogliamo anche mantenere questo governo che sta aiutando il Paese a ripartire. Grazie.